Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente faremo un nuovo unboxing con questo piccolo ma grande pacco per vedere che cosa ho comprato. Vi do un indizio: sicuramente un orologio di cui avete già sentito parlare su questo canale. Avevo già detto sicuramente avrei acquistato. E ho approfittato anche del fatto che ora Pagani Design, già ho fatto un grande spoiler, è un marchio che attualmente insieme ad Addis Dive è approdato a pieno su Amazon, quindi diciamo ha proprio un centro di smistamento proprio in Italia, e quindi è anche venduto e spedito da Amazon molti modelli, altri invece sono soltanto spediti da Amazon, quindi comunque possiamo acquistarli su questa piattaforma, che come sapete secondo me è una delle migliori da questo punto di vista, perché ci permette di poter provare gli orologi e vedere un po' che effetto ci fanno, come ci stanno magari al polso, ed eventualmente decidere se mandarlo indietro. Ma ora non perdiamoci in chiacchiera, giriamo la camera e apriamo questo bel pacchettino. Eccoci qua, possiamo procedere al nostro unboxing. Apriamo il pacco con coltellino, ovviamente la parte opposta contiene le informazioni della spedizione, quindi l'ho dovuta coprire. Questo pacchetto, ed ecco qua, già si vede. Ora ci sta, è vero, era la versione dove ci davano anche un cinturino NATO. Bello, fatto da 20 mm, però questo poi lo vediamo dopo. Andiamo subito alla ciccia. Ah, ci hanno messo anche un... Ecco qua, questo qui è un cacciavitino, e ora vi dirò perché. Perché questo orologio ha un bracciale che ha i perni a vite, quindi sicuramente ci sarà utile se eventualmente non abbiamo attrezzi per poter mettere a misura il bracciale con facilità. Allora, apriamolo. La solita custodia basica di Pagani. I vari libretti di garanzia, card di garanzia. Un panno. Ed eccolo qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Che spettacolo, tutto pieno delle sue pellicole. Vediamo se ci sta qualcos'altro. No, c'è solo lui con il tagliandino Pagani Design. Ora aumento un po' la luce e poi lo spellicoliamo insieme. Quindi ora togliamo insieme le pellicole, anche se già si vede che è uno spettacolo, e poi facciamo insieme la messa a misura del bracciale e vi darò anche le mie prime impressioni. Allora, iniziamo da qui. Wow. Allora, le prime impressioni posso subito dire che sono eccezionali. Sapete bene perché ho preso questo orologio, in particolare a me fa impazzire l'Oyster Perpetual. Questo modello Tiffany ovviamente è qualcosa di introvabile e irraggiungibile anche per chi può permettersi un Rolex Oyster Perpetual a listino, perché è una vera rarità, forse è anche uscito fuori produzione, quindi ora è introvabile e super costoso. Secondo me questo omaggio di Pagani Design con questa qualità è davvero uno spettacolo. Sono 200 metri di impermeabilità. Qui sotto troviamo l'indicazione Japan Movement.
200 metri di impermeabilità. Sì, infatti ha la corona a vita. Corona a vita. Funzionamento mi sembra perfetto. Ovviamente c'è il fermo macchina perché dentro c'è un 6 con H35. E niente, per adesso come prime impressioni, ragazzi, sono ottime. Davvero ottime. Vediamo che ci sta sempre un po' di... No, sempre ancora la pellicola qua dietro. Possiamo già toglierla per... Wow, il fondello è uno spettacolo. Ve lo farò vedere bene poi nella recensione, però il fondello mi ha davvero colpito, bello. Finali pieni. Devo dire che rispetto al vecchio Pagani Design, questo è stato solo migliorato. Ora ragazzi, concludiamo un attimo il video facendo la messa a misura del bracciale e lo farò con questo piccolo cacciavite che ci danno in confezione. Allora, vediamo innanzitutto quante maglie devo togliere. Direi due da una parte e due dall'altra. No, sono due, qui ne tolgo una e qui ne tolgo due. Vediamo come va. Wow, davvero bello, raga. Io termino qui il video e lo userò un bel po', anzi penso che non lo toglierò per nulla dal polso in questi giorni e faremo una bella recensione approfondita e parleremo sia di Pagani Design sia di questo fantastico orologio. Ed eccoci qua, ragazzi, io ho appena rigirato la cam, infatti vedete dietro stanno ancora tutti quanti gli attrezzi e la scatola con cui ho aperto l'orologio. Ovviamente non vi ho parlato della scatola, com'è dentro, com'è fuori, il packaging, lo conoscete già. La ciccia era lui. Era lui che ci interessava e di questo in realtà devo dire sono davvero molto soddisfatto. Quello che mi ha colpito di più è, ve lo ripeto, lo riguarderemo tantissimo in una buona recensione approfondita, quindi andremo proprio a vederlo nel dettaglio. Ve lo faccio ancora vedere un'altra volta al polso. Guardate come veste bene. Non vi ho detto le misure, le prenderemo bene nella recensione, ma siamo comunque su un 40 mm, quindi molto portabile. Nel frattempo, ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video. Vi lascio il link di questo orologio su Amazon se volete dargli un'occhiata. E al prossimo video di Jack Review. Ciao!